Il 18 agosto per Tavecchio il primo consiglio da presidente e soprattutto le prime decisioni urgenti da annunciare, tra tutte la nomina del commissario tecnico della nazionale. Ma Tavecchio dovrà risolvere anche la questione della B a 22 squadre dopo che il CONI ha accolto il ricorso del Novara. La palla però passa alla federazione che dovrà decidere chi sarà e se ci sarà la squadra riammessa con modalità e criteri per l'integrazione dell'organico. Per quel che ci riguarda, domani presentazione ufficiale del Crotone nuova edizione. I crotonesi potranno conoscere a Piazzale Ultrà dalle 22 in poi i tanti nuovi giovanissimi prima della gara di Coppa Italia con la Casertana. Per il momento noi vi proponiamo l'attaccante Federico Ricci in prestito dalla Roma che a Crotone si sta impegnando per migliorare le sue capacità tecnico-tattiche seguendo i consigli di Mister Drago. Ma io penso a migliorare giorno dopo giorno, cerco di sentire quello che mi chiede il mister. È normale che all'inizio non ero in condizioni, piano piano la forma migliora e si vede qualche giocata in più. Spero di continuare a migliorare e arrivare al campionato, alla Coppa Italia pronto. Senza sminuire le tue qualità tecnico-tattiche, la primavera è tutt'altra cosa rispetto alla Serie B. Sei pronto mentalmente per calarti in questa realtà? Sì, ma non c'è alcun dubbio, io lo sapevo che la primavera era un altro campionato, ma Sempre stimabile sì, comunque. ma io l'altro anno comunque sia ero aggregato alla prima squadra, non ero comunque sia un primavera. E so che la Serie B è un campionato difficile, un campionato impegnativo e mi metto con la testa comunque sia già pronto per questo campionato difficile. Lorenzi, scusa, Florenzi, ti ha dato qualche consiglio? Sì, Florenzi mi ha parlato molto bene, ha parlato di Crotone, ma anche del campionato, che è un campionato difficile, non è la Serie A, ma è un campionato che ti forma, sia fisicamente ma anche mentalmente. E se Ricci ha ascoltato i suggerimenti dell'ex Florenzi, anche Pavol Baiza, il nuovo portiere rosso-blu, avrà modo di poter sfruttare i consigli di un altro ex, il portiere Mirante, titolare del Parma, società da cui proviene lo slovacco. Sì, siamo parlati sempre, io con lui ho un buon rapporto. Mi ha detto vai di là, giochi bene, giochi titolare. Al prossimo anno torni a Parma o qualche squadra dove posso giocare anche Serie A. Io sono venuto qua per giocare, voglio aiutare i miei compagni a Crotone. Si aspettano molto dalle tue prestazioni e abbiamo bisogno di un portiere che dia sicurezza all'intero reparto. Sì, però io ho parlato con Mister, lui Te la ridi con Clayton? sì, con Clayton, col mio migliore amico qua. Già mio amico. Sì, siamo sempre anche in stanza. Allora ti dico una cosa, cosa ne pensi come difensore centrale? Sta proprio attaccato a te. Dovevo ancora migliorare tante cose, però Alle prime armi, però, dai. sì, però va bene, però va bene. Stavi dicendo delle tue caratteristiche? No, però devo ancora migliorare anche io, anche squadra, per essere pronti prima partita 17 Coppa Italia. Chiudiamo ricordando che all'uscita domenica sera si giocherà alle 20:45 e che i tagliandi relativi alla gara saranno disponibili dalle 10 di martedì 12 agosto online sul sito internet www.listicket.it oppure presso le rivendite crotonesi autorizzate listicket. Mentre il botteghino dello stadio sarà aperto sabato 16 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19. In tutti i settori dell'uscita ci sono prezzi scontatissimi per gli under 14, ma i tagliandi si possono comprare solo ed esclusivamente in abbinamento al biglietto di un genitore o familiare che ne eserciti la potestà.